Amiche e amici di TG Agricoltura, bentrovati. Siamo a Pederobba, in provincia di Treviso, nel cuore della Marca trevigiana, e siamo in compagnia di Lucio Bresolin, che più di 2 anni fa, insomma, avevamo incontrato qui tra i castagneti della Monfenera, e ora siamo tornati. Perché? Perché insomma i marroni del Monfenera sono tornati a farsi vedere, a farsi conoscere grazie al ritorno delle feste, delle fiere e delle manifestazioni. Lucio, è un'occasione importante quella che da quest'anno siete tornati a dare l'opportunità alle persone, insomma, di vivere da protagonisti. Sì, è stata una... si sta prospettando un'annata ottima, intanto perché la produzione è straordinariamente bella, di bella dimensione, molto sana e anche abbondante. In più è tornata dopo 2 anni di pandemia la festa dei marroni, e quindi possiamo farci conoscere e vedere dal nostro pubblico, che viene sempre numeroso alla festa. Nei weekend di ottobre dunque si possono acquistare ma anche assaggiare in tutte le loro sfaccettature, perché i marroni sono buoni così, semplici, senza null'altro, ma possono essere ingredienti particolari di piatti molto molto così invitanti. Abbiamo visto, insomma, nei vostri menù ce n'è per tutti. Sì, ce n'è per tutti. Diciamo che noi come castagnicoltori ci organizziamo per la vendita del prodotto crudo, ma abbiamo una collaborazione molto stretta e proficua con la Proloco, che si occupa invece di arrostire le castagne nel metodo tradizionale e di proporre piatti e soprattutto dolci a base di marroni con i nostri marroni. Ci troviamo in un 2022 che dal punto di vista climatico è particolare. Anche adesso, in questo mese di ottobre, sono molte le giornate che invece sembrano quasi estive. Noi in TG Agricoltura abbiamo parlato di questo meteo che quest'anno ha creato qualche problemino. Chiedo però ai marroni del Monfenera, questo prodotto IGP davvero di grande qualità, ha creato problemi questo anno particolare, oppure è un clima che sta favorendo la maturazione e la qualità del prodotto? Solo un mese fa, se mi avessi fatto la stessa domanda, ti avrei risposto che ero molto indeciso, molto perplesso, molto preoccupato. Ed è la stessa cosa che ci siamo detti tra castagnicoltori. In verità, quando hanno cominciato a cadere le castagne, erano eccezionali, cioè il clima secco di quest'anno sembra averne favorito la qualità, anche in termini di dimensione, ma soprattutto sono molto sane, belle, con pochissimo scarto, quindi sembra che la stagione secca abbia davvero favorito questa ottima produzione che stiamo facendo. Spieghiamo a chi ci segue da casa quali sono le caratteristiche di questi marroni, che insomma si parla di marroni del Monfenera, ma coinvolgono un territorio molto ampio, no? Negli anni anche come produttori siete cresciuti e avete, insomma, assunto un ruolo molto importante per il territorio, ma non solo. Sì, siamo un'associazione intanto molto numerosa, perché siamo oltre 120 soci, e questo è una delle cose importanti, cioè in associazione ci sono persone che portano 30 kg e persone che portano 30 quintali e vengono trattate allo stesso modo. Quindi lo spirito associativo c'è, resta e vogliamo mantenerlo. Negli anni siamo cresciuti anche come territorio, tenete conto che il territorio dell'IGP va da Nervesa a Borso, da Pederobba a Cairano, passando per tutti i comuni, insomma. Poi il fulcro vero è tra Pederobba, Cavaso, Possagno, Monfumo. Però, ripeto, tutti i soci hanno pari dignità indipendentemente del posto da dove vengono. Questo prodotto, che ha una storia antichissima, ha delle qualità
molto interessanti, nel senso che è un prodotto di una bella dimensione innanzitutto, che alla cottura è facile da pulire e quindi facile poi da degustare, e poi l'altra caratteristica è che all'interno la polpa è un unico frutto, quindi non si trova la pellicina che lo divide in due, e anche per questo è particolarmente fruibile e utilizzabile. E naturalmente poi per la bontà, voglio dire, è indiscutibile, io ogni volta che ne vendo un chilo ricevo i complimenti, quindi riporto quello che mi viene detto da chi effettivamente le mangia. Queste erano le Green News, siamo tornati a Pederobba. Lucio Bresolin, allora, i marroni del Monfenera hanno una storia che insomma ci porta indietro di secoli. Quando è che compaiono le prime tracce di questo prodotto in questa zona? Allora, i primi documenti risalgono al 1500-1600, sono documenti notarili in cui ci sono vendite di terreni già al tempo coltivati a castagno. A quanto prima risalga è difficile capirlo e stabilirlo. Certamente è un prodotto che è sempre stato presente, che, come succede in altre parti d'Italia, era considerato il pane dei poveri e quindi aveva al tempo un valore limitato. Tenete conto che prima della Seconda Guerra Mondiale veniva scambiato un quintale di castagne con un quintale di grano. Oggi ovviamente il prezzo del marrone è tutt'altra cosa, e soprattutto grazie a quello che è stato tutto un processo di valorizzazione nato qui da noi negli anni 70 per iniziativa di alcuni castagnicoltori, delle Pro Loco, che via via hanno realizzato prima una sagretta di una domenica, poi di due, poi di tre, e finalmente per arrivare a questa importante che dura un mese intero e che ci consente appunto di essere presenti in modo massiccio, insomma. Ecco, gli anni della pandemia, noi ci eravamo trovati qui proprio nel pieno del periodo Covid, si stava molto a distanza, mascherine e quant'altro. Negli anni della pandemia avete pensato che non sarebbe poi stato facile ripartire, e il fatto di essere ripartiti come è avvenuto? È tornato l'entusiasmo? Manca qualcosina ancora? I produttori come stanno vivendo questa ripartenza che speriamo possa essere definitiva? Allora, la mia preoccupazione negli anni scorsi come presidente è stata, come dire, piazzare il prodotto, cioè riuscire a garantire che i castagnicoltori vendessero tutto il prodotto a un prezzo giusto. E non è stato facile, abbiamo cercato di aprire altri mercati, contattare altre persone. Non abbiamo avuto produzioni eccezionali e quindi la cosa è stata abbastanza facile. Quest'anno, vuoi per la produzione, vuoi per l'interesse, vuoi per il fatto che finalmente siamo liberi da questa pandemia, mi sembra che le cose stiano andando bene e quindi insomma l'entusiasmo è un po' tornato. Ecco, ci dai qualche numero che possa permetterci di raffrontare il periodo pre-Covid, gli anni della pandemia e questa nuova ripartenza, perché insomma anche la quantità è aumentata adesso. Sì, la castagna è da sempre un prodotto con una produzione molto variabile. È difficile stabilirne la quantità, cioè non si pianta, non è come piantare radicchio che uno dice ne impianto tot e mi aspetto di avere questa produzione. E quindi la produzione è variabilissima. Negli anni scorsi abbiamo raccolto circa 200 quintali come associazione, quest'anno credo che non ci fermeremo a 400. Andrete oltre anche, quindi? Penso che andremo anche oltre, penso, però poi le previsioni sono sempre, come dire, oggetto di scommessa più che di altro.
Dalle olive e dall'olio torniamo a parlare di marroni qui a Pederobba, i marroni del Monfenera. Lucio, ci spiega un po' quali sono le caratteristiche che deve avere un ambiente, un territorio per far sì che questi prodotti straordinari crescano buoni, di qualità, quindi in buona quantità. Direi che le caratteristiche principali sono intanto un terreno di natura acida, poi la quota. Il castagno cresce bene dai 200 ai 600 metri circa e quindi questa è la posizione ideale. Poi nel nostro caso è proprio rivolto verso il sole, quindi riceve molta luce. Diamo qualche consiglio a chi ci segue da casa, perché magari si arriva qui a Pederobba, si acquistano i marroni in un sacchetto di quelli che proponete voi e poi come vanno conservati, per quanto tempo possono rimanere conservati prima di essere mangiati, insomma spieghiamo come non perdere il gusto e non perdere l'occasione di assaggiarli al meglio. Allora, il marrone va assaggiato o fresco, e in quel caso la conservazione è relativamente breve, e nel senso che dura 10 giorni, insomma, un po' di più se in frigorifero. Noi in associazione facciamo anche un trattamento naturale, cioè i marroni vengono immersi in acqua per alcuni giorni e dopodiché asciugati. In quel caso il marrone si conserva anche per un mese senza particolari problemi. Se poi uno decide di mangiarlo a Pasqua, gli consiglio di tagliarlo, congelarlo e poi cuocerlo immediatamente appena lo vuole mangiare, insomma. Insomma, ecco, con questi accorgimenti lo si può assaggiare, non dico durante tutto l'anno, però ecco, la produzione è in questo periodo, quindi insomma il clou, il momento in cui vengono poi proposti al pubblico. Sì, questo è il periodo giusto e andremo avanti sicuramente con la raccolta, credo ancora per una decina di giorni, dopodiché il prodotto sarà distribuito anche nei supermercati, probabilmente per tutto novembre, insomma, dopodiché finisce, si ferma tutto il processo. C'è un marchio che vi identifica e che dunque identifica anche la qualità, e se si trovano insomma i marroni in giro, com'è che si può capire che è un prodotto di qualità, che va bene, può essere mangiato, o magari insomma invece ha qualche problemino, allora in quel caso è meglio lasciare rivolgersi a chi insomma li ha raccolti come voi, appunto, e poi messi proposti per il mercato? Allora, il nostro prodotto è un prodotto marcato IGP, quindi indicazione geografica protetta. Viene commercializzato solo ed esclusivamente in sacchetti chiusi etichettati. Quindi se uno trova un sacco aperto e compra marroni del Monfenera a chili sfusi, non c'è nessuna garanzia che sia quel prodotto. Viceversa, come ho appena detto, il prodotto chiuso in sacchetto da un chilo, da 2 chili, da 3 chili, con l'etichetta che riporta il nostro marchio, quello è il marrone del Monfenera IGP. Lucio, io ti ringrazio per averci raccontato, insomma, curiosità, interessanti aspetti, dettagli molto molto importanti sui marroni del Monfenera. Ricordiamolo, la festa va avanti per tutto il mese di ottobre? Sì, va avanti fino al 30 ottobre, domenica, e quindi vi aspettiamo numerosi e vi ringrazio per essere venuti a trovarmi. Noi ringraziamo te, il rappresentante insomma di tutti coloro che lavorano su queste straordinarie terre per portare poi a tutti noi i marroni del Monfenera. Grazie davvero. Noi con TG Agricoltura ci fermiamo qui per questa settimana, ma torniamo la settimana prossima per raccontarvi altre eccellenze del nostro territorio.